Sai, la prigione con te è molto meglio. Che cosa farei senza di te, pancione? Com'è comodo il mio letto. Oh no, la mia bambina sta nascendo. Guardia, venga qui. Che cos'è questo chiasso? Non è ovvio, aiutami. Beh, se la metti così, tiriamo fuori il pupo. È stato facile. Ragazzi, che stress. Meno male, è finita. La bimba ha bisogno di una passeggiata. Lascia che ti apra la porta. A dopo. Meno male che se n'è andata. Può uscire così come le pare? Chi ha i soldi può fare tutto. C'è lei in ordine, mente in ordine. Quanto è rilassante. Come stai, piccolina? Comoda e calduccia lì dentro? Mamma si prenderà sempre cura di te. È ora di rimettersi all'opera. Puoi fare piano? La 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 la, pulisco la cella. Non dovremmo avere una domestica tipo? Sono molto poco soddisfatta, mamma. Buona piccola, mamma vuole riposarsi. La voce della mamma ti rilassa, sì? Lascia che ti canti una ninna nanna. Forse non è una cattiva idea. Devo solo prendere qualcosa. Ci sono quasi. Solo un po' ancora. Preso. Ora canto alla mia bambina. Wow, sha-la-la-la-la-la. Ma che cos'è? Shh, va tutto bene? Oh yeah, shop, woohoo! No, falla smettere. Tutti a criticare, ok? Ho un'idea migliore. Mi serve una base registrata. Ecco qual era il problema. Insomma, come canto io, non canta nessuno. Oh yeah, sha-la-la-la-la. Dio mio, che orrore assoluto! Tranquilla, piccola, finirà presto. Odio tutto questo, mamma! Shh, non piangere! Oh, vai, piccola! La mia bambina nemmeno mi sente. Ma ho un'idea. Costruirò un microfono. Devo mettermi al lavoro, forza! Parlerò in questa lattina e l'altra la metto sul mio pancione. Ehi, bambina! Così va meglio, sonno. La la la. Ha funzionato. Chiudi gli occhi. Dunque è così, eh? Tocca anche a me allora. La 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 la. Insomma, vuoi chiudere il becco? Oh, mi arrendo. C'è una sola cosa da fare. Yuhu! Ha chiamato, signora? Suona qualcosa di bello. Questo è un gran classico. Perfetto. Com'era? Sempre meglio di te che canti. Adesso è ora di dormire. Finalmente. Ok, a posto. Wow, niente male. Ma io preferisco le mie lattine. Ho una fame. Ora della pappa. Dai qui, dai qui. Ecco a te. Ah, sto cercando di contare i soldi. Dai qui e basta. Chissà cosa c'è di buono oggi. Ah? Ma che è? Com'è buono, assaggia, ti piacerà. Ha un odore disgustoso. Mi sa che devo vomitare. Non sai che ti perdi? Che buono. Non esiste, non mangerò mai quella roba. Non riesco neanche a guardarla. Ma mamma, dammi da mangiare, ho fame. C'è sempre qualcosa con te. Forse so cosa fare. Devo solo prendere il mio telefonino. Lo tengo qui. Non si è mai troppo prudenti. Dopotutto siamo in galera. Ci sono pericolosi criminali qui. Avrei dovuto pensarci prima. Faccio una telefonata veloce. E adesso che sta combinando? Io i ricchi proprio non li capirò mai. Dai, rispondi. Che buona questa salsiccia. Sì, che vuoi? La mia piccola ha fame e il cibo del carcere fa schifo. Oh, non dire altro, ho capito. Non capisci, mi hanno servito una sbobba! Ehi, vieni qui, dobbiamo aiutare questa signora. Occupiamoci di lei. Oh, fantastico, grazie! Non chiamarmi mai più! Così dovrebbe bastare. Vai su, che stai aspettando? Sì, che felicità! Wow, era così buono! Sicuro! Devo farmi dare la ricetta. Adesso possiamo rilassarci. Ah? Che succede? Chi è?
Così va meglio, grazie. Wow, quanto cibo! Pizza appena sfornata. Me la gusterò alla grande. Aspetta, ho un'idea. Serve un po' di panna montata. Fai sul serio? Ma guarda, sembra un'opera d'arte. E adesso un po' di sushi. Ho delle voglie davvero bizzarre, ma che ci posso fare? E poi un po' di mostarda. Anzi, un bel po'. Oh, guarda che belle queste fragole. Ora ci siamo. Wow, sembra delizioso. Non vedo l'ora. Ora della pappa, voglio tutto. Sembra buonissimo. Magari avessi la pizza anch'io. Ora telefono a mio marito. Pronto? Oh, il mio telefono non funziona. Ciao, mi porti da mangiare? Ok, grazie. Pizza e cioccolata, chi l'avrebbe mai detto? Wow, ho l'acquolina in bocca. Ecco il mio cibo. Ciao tesoro. Oh, ciao, quanto mi mancavano quei baffi. Piccola, ti stai comportando bene? Papà, ehi, come va? Mi mancate così tanto. Non ho potuto prendere altro. Va bene così, grazie caro. Due mele. Ci vuoi sempre viziare? Sei il mio eroe. Dai, basta così, mi imbarazzi. Oh, quasi dimenticavo. Ho anche questa barretta. Mi sto commuovendo davvero. Grazie. Ah, l'ho svuotato e ne vado fiera. La vita mi sorride. Visto che schifo? Immagina stare qui con lei. Ci vediamo presto. Devo vomitare. No, davvero, ho mangiato troppo. Dove mi trovo? Ah, giusto, in galera. Deprimente. Qualcosa non va? Mi annoio, intrattienimi. Sempre tutto su di te, sempre. Ma che posso fare? Magari mangia due patatine? Vediamo, no. Faccio del mio meglio. Ah, non vedevo l'ora. Deve esserci qualcosa che posso fare. Forse ho trovato. Magari un po' di soldi? No! Mi prendi in giro? Che vuoi allora? Non mi sgridare! Oh, attenzione! Il terremoto! Ah no, sei solo tu! Non riesco a fermarla, aiutami! Guardia, serve aiuto! Che succede? Qualche problema? La mia bambina si annoia! Vediamo un po', forse questo aiuterà. È morbido, vedi? Si spreme. Ah, una palla? Non c'è di che, divertitevi. Tutto qui? Proviamo. Non male. Va meglio ora? Almeno ha smesso di piangere. Ma dove sei stata fino ad adesso? Mai visto niente di meglio in vita mia. Fantastico, adesso finalmente posso dormire. Potrei continuare così tutto il giorno. Oh no, così non va. La mia palla. No, no, tutto tranne questo. Possibile che succeda sempre a me? Basta! Forse dovrei darle una mano, ma come? Ecco, con questo cucchiaio, sì. Devo solo grattarlo un po' contro il muro. Poi raccolgo la polvere. Me ne serve ancora. Così dovrebbe andare. Poi mi serve un palloncino. Verso la polvere dentro il palloncino, con l'imbuto sarà più semplice. Agito un po' così si distribuisce bene. E adesso posso fare il nodo. Metto anche un po' di ornamenti. Che bel palloncino simpatico, sarà uno spasso spremerlo così. Mi dispiace, la mamma non sa più che fare. Ahem, hey Cheryl! Che vuoi? Per te. Davvero? Oh, che bello, grazie. Figurati e buon vicinato. La mia bambina sarà contenta. Allora, che ne pensi? Lo adoro! Il mio nuovo giocattolo preferito! Che sollievo! Finalmente niente più stress. Proprio quello che mi serviva, sì! Ah, però un posticino niente male. Oggi mangeremo bene, piccoletto. Cameriera, potrei avere il menù? Grazie. Allora vediamo che cosa mi va oggi. Insalata greca?
Prendo questa, grazie. Ok. E quella che vuole? Condimenti a parte, prego. C'è nessuno, per favore? Oh! Buon pomeriggio, ecco a lei. Cosa? Ehi, ma questo è il menù? Oddio, posso permettermi solo un hamburger? Prendo questo. Certo. Arriva subito, buon appetito. Sembra proprio buono. La sua insalata, signora. Oh, sembra... Anzi, può portarla via. C'è qualcosa che non va? No, è solo che ho cambiato idea. Quell'hamburger d'altra parte... Voglio anch'io l'hamburger. Oh, lo stesso che a lei? Va bene. Ecco, scusi il disturbo. Sul serio? Ecco il suo hamburger. Ora sì che ragioniamo. Ecco l'insalata. Un'insalata verde come questi bei soldi. È ora di andare a far spesa. Dopotutto sto mangiando per due. Niente male. Wow, questi cocomeri sono enormi. Adoro il cocomero. E sembra ottimo. Chissà come sarà succoso. È grande quasi quanto il mio pancione. Oh, l'hai preso per me? Ma che gentile. Ma mi ha appena rubato il cocomero. Fermati, è mio. Oh, che maniere però. Oh beh, meno male, ce n'è un altro. Solo che non sembra altrettanto buono. Ma dovrò accontentarmi. Tu vieni a casa con me. Prendo questo, grazie. Wow, grazie. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Ma non ha un suono bello come l'altro. C'è qualcosa dentro, secondo me. Dovrei controllare. Wow, questo non me l'aspettavo. Incredibile. Chissà che c'è dentro. Wow, un enorme uovo di cioccolata. E guarda qui, dentro c'è lo zucchero filato. Andiamo di bene in meglio. Wow, mi sento fortunata. Oh, ho un'idea. Metto lo zucchero filato in una ciotola d'acqua. Ma no, c'erano dentro dei soldi. È la mia giornata fortunata. Ora è tempo di regalarmi un bel massaggio. Oh sì, proprio lì. Wow, che sta facendo? Hai un sacco di tensione qui nei lombi. Devo usare maniere forti. Fermati, no! Se la metti così... ti serve un nuovo look. Qualcosa di carino e audace. Fai il solletico. Spero che tu sappia cosa stai facendo. Sto per starnutire. Ciu! Mi sento meglio. Il trucco! Tutto rovinato! Wow, guarda quanti bei vestiti! E che belle scarpe! Devo provarle subito! Calzano a pennello! Attenzione! Piano! Oh, non sono comodissime! Mi fanno male ai piedi! Ecco perché non porto i tacchi alti! Che male! Non ci voleva! Ho proprio buttato via i soldi! Non me ne va mai bene una! Mi chiedo quanti soldi mi siano rimasti. Magari compro qualcosa di buono da mangiare. Non c'è niente, mi va tutto storto. Il mio abito preferito. Ma chissà se riuscirò a chiuderlo. Ah, veramente frustrante. Mindy? Magari mi aiuti? Ah? Vedi che col pancione sono in difficoltà? Aiutami. Oh, ma certo, subito. Tiro su la zip, va bene? Ah! Smettila, ok? Basta. Mi cambio, faccio prima. Eccone un altro. Possibile che non mi entri più niente. Dai, maledetta zip. Aspetti, mi faccia vedere. Ok, si calmi un attimo. Non c'è speranza. Inspiri, espiri. Che ha da guardare? Ho trovato! Ecco, questo ti sta benissimo! Grazie! Tanto è solo temporaneo! Ecco a te! Cosa? Così la gente penserà che sia io, ok? È solo un simpatico accessorio! Non farti trascinare troppo! Wow! Devo dire... Oggi sono proprio uno schianto! Belle le mie nuove manette, scintillano! Au, che scemo e che male!
Ok, la mia piantina dovrebbe funzionare. Scusi, signorina, un attimo. Devo assicurarmi che non abbia merce di contrabbando. Devo perquisirla prima di farla entrare. C'è stata un'impennata nel contrabbando, ma lei di sicuro non nasconde cibo con sé, giusto? E infatti sembra tutto a posto. Vada pure. Magari dovrei imparare a usarlo, questo scanner. 31, 32... Oh, salve! E tu chi sei? Che vuoi da me? Ma come sono io? Non mi riconosci? No, è incredibile! Perché hai quella piantina? Ah, che ci fai? Perché è ora di fare merenda? Ma che fai? Mangi la terra? Che schifo! Assaggia e poi mi dirai. Adesso ti spiego tutto, tranquilla. Ho versato dei biscotti dentro una ciotola e poi li ho pestati per ridurli in piccoli pezzetti. Bisogna pestarli fino quasi a sbriciolarli. Ecco, adesso sembrano proprio terra. Alla fine, basta versare tutto dentro un vaso. Wow, davvero geniale! Grazie mille da qui. Che bel regalo! Oh, cara piantina, io e te saremo grandi amiche, sai? Ma prima di tutto, faccio merenda. Davvero delizioso. E forse posso farci soldi. Allora, avanti la prossima, su. Pagamento anticipato. Bene, bene, ecco a te. Mettili in tasca, su. La prossima. No, non è gratis. Ah, è vuoto, la mia solita fortuna. Oh, poverina, vediamo se ho qualche spicciolo. Ecco. Tieni. $100. Non c'è di che. Torna a trovarmi. Wow, guarda che scarpe. Sembra che tu abbia bisogno di soldi. Wow. Tutto per me. Guarda, me li ha dati quella riccona. Come? Oh, i suoi soldi sono meglio, forse. Guarda che ne ho altri, sai? Deve essere un sogno. Pensi che quelli siano tanti soldi? Prendi questo. Sul serio, è mio. Oh, grazie. Questo sì che è fare la carità. Io. Wow. Tu le dai un lingotto, io rilancio con 3 iPhone e un laptop. Ma dico, avete visto? A Gigi Elettronici capirai, che ne dici di una bella auto. Questo sì che è essere generose. Ho una macchina tutta mia. Oh. Un momento. Ehi, dammi quella penna e voltati. Ecco, firma qui, ti regalo la mia casa. Più generosa di così non si può. Wow. Oh, che stupidaggine. Non starla a sentire, firma. Io me ne vado, ci vediamo. Oh. Dai, dammi quel foglio. A dire il vero ci ho ripensato. Ecco, non si torna più indietro come niente fosse. Meno male che nessuno mi ha vista. Ma mi hai dato tu quelle cose. Molla il lingotto. Ma quella signora l'ha dato a me. E va bene. Le persone ricche sono tremende. Ah, è impossibile dormire comoda qui. Niente, non se ne parla. Forse l'altra branda? Devo solo arrampicarmi. Oh, questo scheletro è sempre stato qui. Vai a capire. Almeno un compagno di cella. Ma che sta facendo la guardia? Si è addormentata, beata lei. Senti, scheletrino, mi vuoi aiutare? Un aeroplanino di carta? Oh, le serve il mio aiuto. Mi coloro i denti di nero. Ecco qui, scheletrino. Dammi un po' di denti adesso. Ah! Mi serve aiuto! Oh, oddio, che sta succedendo? I miei denti, mi sono caduti i denti! Che cosa? Oh, è terribile! È pronto? Sì, abbiamo un'emergenza dentistica. Oh, wow, hai fatto prestissimo. Le sono caduti i denti. Sì, funziona alla perfezione.
Niente paura, ci sono io qui adesso, sistemo tutto. Oh, i miei denti! Sta tranquilla, sono qui per aiutarti. Oh, non credo di poter guardare. Salve, sono il medico, qual è l'emergenza? Non capisco, c'è già il dentista al lavoro. Oh no, è arrivato il vero medico. Ok, qui qualcuno non me la racconta giusta, mani in alto. Aspetti, io sono un vero medico. Ci hanno beccate, scappiamo. Ah no, alto là, tutte e due dietro le sbarre. No. Belle queste scarpe, eh? Piacciono anche a te? Hai gli stessi gusti della mamma? Ok, indosserò queste. Ci sono quasi. No, da sola non posso. Ho bisogno di aiuto. Tu aiutami a indossarle. Ma certo, subito, quale onore. Sembra proprio Cenerentola. Ed io sono il principe azzurro. Ecco fatto, signora. Le stanno benissimo. Non sono sicura. No, ci ho ripensato. Ci avrei scommesso. Provi queste allora. Questo è l'ultimo paio, vanno bene? Sì, queste sì. Sul serio? Ah, finalmente, la borsetta. No, non può andare. Non posso mettere i tacchi. Oh. Sai cosa? Mi darai le tue scarpe. Ma va bene. Oh, mi sento una stracciona. E io mi sento favolosa. Un ultimo sforzo. Ah, sì, ce l'ho fatta. Non è stato difficile. Adesso devo allacciarle. Oh, ma come si fa? Niente, non ce la faccio. Vorrà dire che dovrò usare un po' di immaginazione. Vediamo che posso inventarmi. Ah, ecco, forse ho trovato! Rimuoviamo i lacci dalla scarpa e inseriamo l'elastico nell'occhiello così. Poi facciamo un bel nodo. Deve essere bello stretto. Poi facciamo passare l'elastico nell'altro occhiello e facciamo un altro nodo. Sistemiamo l'elastico sotto la linguetta. Stessa cosa con tutti gli occhielli. Come ho fatto a non pensarci prima? È stato facilissimo! Ah, com'è bello decorare la culla! Yuhu! Ecco la giostrina! È orribile, non farmela vedere mai più! Aspetta, puoi usare questo! Ecco la nuova giostrina! Così va molto meglio! Smartphone costosi e soldi! Il mio bambino lo adorerà! Io di certo! È veramente super lussuosa! Spostala un po', perfetto! Le mie amiche moriranno di invidia! Ops! Oh no! Speriamo non si sia rotta! Accidenti, non ci voleva! È distrutta! Con cosa giocherà il piccolino? Oh, come soffro! La mamma non vede l'ora di conoscerti. Vediamo intanto che posso regalarti. Wow, guarda qui! Giostrine scontate! Sono così carine! Però costano troppo. Oh, ciao papà! Stavo guardando delle giostrine per la culla. Fammi vedere. Sembrano belle. Lascia fare al tuo vecchio. Papà, torna qui! Beh, almeno ho i biscotti. Guarda cosa ho per te. Ah, oh, papà, non dovevi disturbarti. Sul serio, non dovevi. Figurati, a dopo. Quanti anni ha questa roba? Speriamo non ci siano ragni. Ma che posso fare? Ci sono! Mi servono questi biscotti. Ma la mamma non vuole mangiarli. Prima di tutto sbarazziamoci delle ragnatele. Che carina! E deliziosa! Il mio bebè la adorerà. È venuta anche meglio di quanto pensassi. Guarda mamma che cosa ha fatto! Oh, qualcuno mi chiama. Aiutami, ti prego, non voglio più stare qui. Ok, devo aiutarla. Che stanchezza. Oh, c'è la signora delle pulizie, salve. Oh, non fare caso a me, spolverò giusto un po'. Scusami, puoi darmi una mano? Lassù non ci arrivo, mi aiuti?
Va bene, da qua. Ti faccio vedere io come si fa. La guardia è distratta, è il mio momento. Che c'è? Ho trascurato un punto? Ce l'ho fatta, ci è mancato poco. Grazie mille per l'aiuto. Aspettai un po' di polvere sull'uniforme. Basta, basta! Avanti, smettila! Avrà funzionato? Sì, la chiave è incollata alla sua schiena. Tutto fatto, puoi scappare. Che bello, è venuta davvero ad aiutarmi. Andiamocene da qui. Ehi, guardia, senti come suono? Oh, ma che ti è saltato in mente? Oh sì, e adesso devi anche raccogliermi il cucchiaio. Oggi vuoi proprio farmi saltare i nervi, eh? L'hai detto? Ah, pensi forse di riavere il cucchiaio? Non se ne parla. Adesso comportati bene, forse te lo restituirò più tardi. Ok, se n'è andata. È il momento di filarmela via. Ecco, la porta è aperta, posso uscire. Ah sì, libertà! Devo solo sgattaiolare via adesso. Ehi, ma com'è possibile? Dove hai preso la chiave? Fai uscire anche me, ti prego, ti prego. Dove credi di andare tu? Non si vede nessuno in giro, è il mio momento. Ehi, ma che diavolo stai facendo? Spostati. Hai scritto su tutte le pareti. Beh, sai com'è? Devo completare il mio teorema. Ma su ogni superficie della cella, che cavolo! Ascolta, il teorema è il nostro piano di fuga. Grazie a questo ce ne andremo di qui. Giuro, è un piano infallibile. Sempre che i calcoli siano giusti e tutto sia fatto con precisione. E poi possiamo scappare, non ti seguo. Ma dai, è semplice. La libertà, hai presente? Correre nei prati, sotto il cielo blu dove ci pari. Togliti di mezzo, correre nei prati. Mi stavo giusto allenando per la maratona. Insomma, quello era il mio sogno. E va bene. Aspetta però, anch'io ho un'idea. Guarda qui, vedi il mio biciclo? Capisci che intendo? No. Ma come? Fa uno sforzo. La forza è la chiave per uscire di qui. Mi segui adesso? Capito? Allora te lo ripeto, la forza è la chiave che ci fa uscire da qui. Dimmi che hai capito. Attenta, c'è la guardia. Ci ordinerà di alzarci. Sarà meglio fare come dice. Ecco gli asciugamani, signorina. Fatevi la doccia, muovetevi. Aspetta, Annie. Non lavarti il viso, ok? Ah, sì, il tuo teorema, afferrato. Hai visto? Non ho cancellato niente. Oh, no! Ma com'è possibile? Hanno cancellato tutto. Il teorema. Ehi, stai bene? Che mi è successo? Ho perso i sensi. Hanno cancellato il teorema, ma tranquilla, abbiamo ancora i miei muscoli. Mi segui? Sì, mi segui. Ancora coi tuoi muscoli, non ce ne andremo mai di qui. La vita al fresco è dura, specialmente quando dentro hai due piedini che scalciano, ma c'è sempre un modo per passare il tempo. Quale parte del nostro fantastico video ti è piaciuta di più? Rispondi nei commenti. Ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per altri video divertenti come questo qui.